Ciao a tutte e benvenute al nostro consueto appuntamento del videocorso. Oggi vi voglio presentare questa busta, questa enorme busta, che potrà diventare una bellissima busta porta lettere oppure anche una busta porta oggetti, quindi potete utilizzarla anche da mettere sia in casa per i promemoria, sia come porta oggetti in bagno, o per mille più idee, quelle che vi vengono in mente. Ovviamente questa è una versione extra large, e io ho fatto, tanto per farvi vedere, le versioni mini che possono diventare queste piccine picciò, possono diventare delle simpatiche bomboniere, mentre questo leggermente più grandino potrebbe diventare anche un profumatore per armadi, anche una busta porta regalo, insomma, quello che più vi aggrada. La particolarità di questo progetto, in realtà, che molto particolare non è, la dimensione della busta. La dimensione potete variarla a vostro piacimento, quindi potete fare mille più soluzioni. L'importante è che le misure siano perfettamente quadrate, perché sennò l'origami non viene. Quindi qua, tanto per dire, come bomboniera ho fatto 10 cm per 10 e viene così, quindi tipo 3 confetti ci stanno. E questa invece, che è un po' più grandina, quindi ci sta il tipo il purpurì o insomma qualcosa di un po' più grandino. L'ho fatta da 20 per 20, 18 per 18, insomma più o meno una misura del genere. Mentre la sorellona, questa qua, questa gigante l'ho fatta 50 per 50, mentre quella che faremo noi oggi con questo feltro, l'ho fatta da 40 per 40. Quindi potete, come avete visto, si possono fare veramente tante misure. Oh, intanto qualcuno si è già collegato. Ciao Liliana, benvenuta. Ciao, ciao Federica, ciao Agata. Aspetta che scorro qui sopra chi c'è. Benissimo, ciao ragazze, benvenuta. Bene, allora, cosa si utilizza? Si utilizza del feltro da 3 mm, abbastanza rigido. Le decorazioni, come ho messo nel post, possono essere svariate. Io in questo caso, come vedrete oggi, ho voluto riproporvi i fiori fatti con il nastro cencioso dei nastri di mirta. E qualche particolare, qualche diciamo accessorio riempitivo fatto in panno lenci stampato e panno lenci normale. Però le decorazioni, come potete vedere, possono essere mille. Potete decorarlo con i fiori, con gli animali, come più vi aggrada. Quindi qua noi oggi vedremo queste tecniche perché sono quelle più particolari. Ovviamente chi è dotato di 10 miliardi di fustelle può fustellare il mondo, può farlo in milioni e milioni di varianti. Quindi io direi che possiamo procedere all'assemblaggio di tutto questo malloppone. Questo progetto, chi se l'è perso nel frattempo, perché l'ho fatto un po' in un periodo dove non eravamo tutti molto lucidi e quindi magari non eravate molto presenti sul web, lo potete trovare spiegato proprio bene, passo per passo, sul mio canale YouTube, La Filanda, il laboratorio creativo di Chiara. Perché oggi, per velocizzare un po' le cose, effettivamente andrò un po' delungo, ma i passaggi sostanzialmente non sono difficili, però chi vuole magari cimentarsi a casa e vuole una roba un po' più specifica, sul canale YouTube trova i tutorial passo a passo, proprio spiegati come si deve. Bene, detto questo, allora procediamo. Quindi, questo il bustone lo appoggiamo lì. Feltro, oggi 40x40. Allora, 40 di lato e 40 di lato. Lo metto, cioè lo posiziono sul mio tavolo a rombo, perché andrò a prendere i due lati e li andrò a sovrapporre in questa maniera. Io, siccome il feltro è un po' grossettino e delle volte è un po' dispettoso, mi sono munita di mollette perché mi è già successo che sono andata a chiudere, sembrava asciutto e pff, è esploso.
Quindi ho di evitare che mi esploda un'altra volta, quindi do un bel po' di colla, chiudo, attenzione alle dita perché io già mentre facevo, preparavo la roba, mi sono fregata un dito. Metto la mia moletta da panni in questa maniera in modo che faccia presa e riesca a maneggiare il tutto senza che mi esplode e succedano dei danni. Lo vado ad appiattire sui due, praticamente sulla base dei miei due triangoli, perché poi in realtà diventano due triangoli. Li vado ad appiattire e vado praticamente ad appoggiare in questa maniera la parte del triangolo inferiore. Cerco di piegarlo il più possibile. A questo punto facciamo la prova. Tac. Ok. Non mi è esploso niente. Vado a chiudere. Adesso io metto un punto di colla, poi ve lo giro. Taccate. Vi deve diventare così. Quindi come vedete il progetto è proprio, cioè la base è proprio una cavolata da fare. Diventa proprio una busta, come una busta per le lettere. Ok. Nel frattempo che la madame si asciuga, in mezzo a questo caos l'ho perso, allora andrò a guarnire, quindi partirò subito con le guarnizioni. Mi sono munita di un pizzettino, di questo incasso piccolino da un centimetro circa di pizzo di cotone, ma voi potete usare per esempio nella mia busta, questa qua grande, ve la faccio vedere bene. Ovviamente a casa non avevo un pizzo di questa misura perché l'ho portato a casa oggi dal negozio. Ne ho usato uno piccolino messo in doppio, quindi ho usato tipo questo unito insieme. Quindi se a casa avete degli avanzi della nonna potete usarli, potete anche usare volendo un nastro, non è detto che sia pizzo perché magari qualcuno non piace la roba troppo pizzosa. Si può usare tranquillamente un nastro, un gros, quello che avete, quello che vi viene in mente, quello che avete di riciclo. Comunque sappiate che nelle mercerie tutti questi prodotti si trovano molto facilmente, soprattutto nella mia ovviamente. E dunque, quindi io vado, parto però da dove c'è la mia molletta, perché ovviamente per fare un lavoro pulito parto e vado a nascondere dentro in modo che non mi si veda il taglio del nastro, il taglio del pizzo tutto insieme. Ok, qua si è assemblato bene, quindi do prima però un punto di colla sul lembo, lo vado a inserire all'interno. Per chi dovesse utilizzare il pizzo occio alle dita, possiamo sempre usare la moletta come nostro aiutante. Mentre vado a inserire il pizzo, vado a chiudere il mio lato, diciamo, obliquo del triangolo, in modo che non ci sia una fessura, perché se dovessi mettere degli oggetti magari mi casca un po' di fuori. Nel frattempo che lavoro su un lato, lo faccio asciugare anche sull'altro. Lo fermo con le mollette così sono sicura che non si muove e vado a mettere la colla a caldo sul lato obliquo del mio triangolo e arrivo fino giù. Così. Allora, una volta avevo uno stecchino, tacate. Molto comodo da usare, una cosa proprio casalinga. E lo stecchino, quello da spiedino, che ha, diciamo, la parte tonda, che è perfetta per schiacciare giù pizze e passamanerie senza bruciarsi le dita. La parte, se non guardate il mio, che è una cosa veramente vergognosa, la parte con la punta è perfetta per fare i puntini e gli occhietti dentro nelle bambole. Quindi usando l'acrilico tipo bianco potete fare i punti luce dentro gli occhi e questo è perfetto. Quindi una cosa proprio molto casalinga, nostrana. E va benissimo anche per infilare dentro l'ovatta quando dovrete fare dei progetti imbottiti. Tanto per dire che
che comunque anche a casa, insomma, ci sono gli attrezzi che servono per le hobbiste. Ok. Vediamo che faccio presa. Stacco di qua. Allora, qua intanto ho visto non si è incollato bene, quindi ti metto giù. Rimetto la molletta. Allora, qua si dovrebbe essere asciugato, quindi riparto dal mio centro. Parto dal centro perché ovviamente l'attaccatura qua viene nascosta poi da tutta la decorazione, quindi qua se anche proprio non è meraviglioso, che non vi viene un po' storto o il nastro che avete non è sufficientemente lungo, ma ci manca quel mezzo millimetro per chiuderlo, potete anche scendere un po' di più, tanto qua poi ci va la decorazione che nasconde tutto e nessuno se ne accorge. Allora, sento che ci rimetterò l'altro dito. Ok. E voilà. Ok. Questo lo sposto. Le dita, grazie. Ok, e vado. Ecco qua. Questo l'abbiamo fatto. Ok, aia le dita. Bene, e intanto la nostra bustina prende forma. Allora, siccome ovviamente il feltro fa questo lavoro qua, quindi spancia molto, la busta sarebbe più carina se fosse così. Allora, o gli fate un giro di cucitura a macchina qua, in modo che rimanga bloccato, oppure, visto che comunque oggi è un progetto di colla caldo, vado dove c'è la piegatura, do un bel po' di colla, schiaccio, mi aiuto con le mollette per i panni, chi è bravo, che magari è un po' più organizzato, può usare le pinze. Ci sono proprio dei morsetti apposta, ma noi oggi andiamo così un po' alla brutta. Vediamo un po' chi è arrivato. Ciao Sara, ciao ciao ciao. Ciao Antonella. E ciao Maurilu. Rimango sempre un po' depistata quando vedo il nome di un maschietto, ma mi devo ricordare che è l'account del marito. Faccio altrettanto dall'altra parte. Schiaccio bene con le mani. Ok, allora qua si dovrebbe essere saldato. Facciamo cambio e traccate. Ok, allora per il momento questo lo possiamo anche parcheggiare qua. Ok, e andiamo a vedere le nostre decorazioni. Allora, che cosa ho preparato qua oggi? Allora, ho preparato con il nastro cencioso piccolo da 4 cm ho preparato un piccolo garofano in colore aviazione, un piccolo garofano in color Tiffany, sempre da cencioso da 4. Ho improntato, che sembra una roba strana, la daglia, che poi vi spiegherò perché ha questo effetto un po' strano, e ne ho fatte due. Qui c'è un altro garofanino per dire sempre riempitivo. Ta 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 ta. E poi ho questa che è la rosa paffuta, che è ancora da terminare perché vedremo insieme come realizzare poi il tutto. Poi ho fatto una foglia, questa volta con il nastro cencioso da 8. La rosa paffuta è fatta sempre col nastro cencioso da 8, mi dimenticavo di dirvelo. La rosa, questa volta la foglia l'ho voluta fare col nastro da 8, quindi fare una foglia un po' più cicciottina. E poi in realtà taglieremo, questa me la sono inventata io proprio così un po' alla brutta,
una foglia, un paio di foglie con un po' di pannolenci stampato, questo qua con l'effetto pizzo, e un po' di pannolenci. Adesso qua ovviamente i colori vengono sfalsati, ma in realtà è un bel verde, io lo chiamo verde Peter Pan, un bel verde brillante, dove andremo a realizzare le foglie. Le foglie, come vi dicevo, io ho fatto un piccolo cartamodello con la carta da modelli o comunque la carta forno, va benissimo, perché non ho voluto fustellarle, ho voluto farle a mano per dare un tocco un po' più originale. Quindi, intanto che ci siamo, prendo la mia sagomina, l'appoggio sopra il mio panno con il pennarello evanescente. Vado a ricalcare la mia sagomina, che magari a casa ha la fustella delle foglie, le può fustellare tranquillamente, però tanto per dire che comunque i progetti si possono realizzare tutti interamente a mano senza bisogno di avere la fustellatrice. E faccio altrettanto sul panno, quello verde Peter Pan, vi dicevo, in modo da realizzare almeno 4 foglie in panno ed avere una foglia fatta col nastro cencioso. Quindi siamo a 2. Le faccio proprio grossolanamente, tanto per dire di che abbiano la forma di una foglia. Questo ti metto così di traverso. Poi comunque i disegni delle foglie si trovano anche in tante riviste di hobbistica. Ce ne sono in giro diverse. Oppure fate come me, ve la inventate, tanto una foglia è una foglia. Ok, quindi vado e vado a ritagliare la mia foglia. Ok, e la prima l'abbiamo fatta. Adesso facciamo questa qua chiara. È ovvio che chi ha la fustellatrice fa molto prima, però viene anche a mancare il gusto di creare le cose. Ok, quindi praticamente noi il nostro progetto avrà delle foglie che faranno due la copertura qua sopra. Ne avremo poi una che adesso andremo a chiudere, magari qua, in questa maniera, e le altre sotto, che faranno da contorno ai nostri fiori. Comunque, intanto prima di tagliare tutto, togliamo le mollette. Ok, allora, partiamo con la rosa ricciolina, e dai, lavoro con la rosa, con la foglia ricciolina. Allora, nastro alto 8 centimetri e lungo almeno 80. Il nastro viene praticamente piegato ad angolo retto, e praticamente segnato a ogni 5 centimetri, in modo da creare una sorta di zigzag con il nostro filo robusto, in modo che una volta fatto tutto il zigzag, tiriamo le due estremità e la rosa e la foglia si arriccia così. Io nel frattempo vado a chiudere con un nodino, un semplice nodo. Così. E voilà. E intanto la foglia è bloccata. Ecco,
poi vedremo come assemblare il tutto. Poi io partirei intanto a posizionare magari questo. Allora, questo che è il garofano, dovrebbe simulare più o meno un garofano, è stato realizzato con il nastro cencioso da 4 centimetri. Praticamente viene piegato per il lato lungo. Qui potete variare le misure perché nel progetto originario ovviamente vi mettono 1,5 m. 1,5 m diventa un garofanone così e a seconda del vostro progetto è proprio fuori misura. Io questi li ho fatti in due misure diverse. Questi sono da 50 centimetri, questo è un rimasuglio tipo di 30. Il meccanismo è sempre uguale, quindi non cambia la lunghezza. Piego il lato lungo in questa maniera qua. Vado ad inserire dell'ovatta sintetica, di quelle però a metratura, non a falde, quindi non a fiocco per le bambole, ma a tessuto. Ovviamente leggermente più corto del vostro nastro, quindi se ho un nastro da 50 lo taglierò almeno a 45. Vado ad inserirlo in questa maniera, quindi mi serve un po' più corto perché quando andrò a piegare il mio nastro così almeno la punta non mi spara fuori l'ovatta. Lo piego in questa maniera, in doppio per tutta la sua lunghezza, faccio un punto filza sul lato lungo, tiro. E mi viene fuori il malloppino, questo qua. Anche lui, perché vedete come fa? Spara. Spara fuori l'imbottitura e dopo bisogna toglierla. Anche lui, questo si può lasciare a bigolino così, oppure chiudere su se stesso in modo che faccia proprio la pallina. Questo l'ho fatto imbottito. Questo, che è un po' più sminghirlino, ho fatto lo stesso procedimento, ho solo dimenticato di mettere l'ovatta. Quindi qua l'ovatta non c'è ed è, ovviamente vedete, uno un po' più grosso, uno un po' più magro, stessa misura praticamente, però hanno due effetti diversi. Bene, invece passiamo alla daglia, quindi alle mie due daglie. Anche questo qua trovate il tutorial sul canale YouTube La Filande Laboratorio Creativo di Chiara, dove trovate proprio il passo a passo. Siamo già praticamente alla fine del nostro progetto, in quanto la daglia, diciamo, viene piegata in quadrati e praticamente infilzata lungo il lato obliquo in modo da creare questi triangoli, così. Una volta realizzati i nostri triangoli, quindi agganciati tutti insieme, vado a tagliare circa a mezzo centimetro dove ho la base del mio nastro. Quindi non dove ho il vertice, ma dove ho la base. In tutta la sua lunghezza, diciamo circa un mezzo centimetro, in modo da evitare di tagliare completamente il nastro e rovinare il lavoro. Ecco qua. Ecco, una volta fatto questo, non farò altro che tirare come in questo caso, togliere l'eccesso di nastro che non è stato lissettato. E ovviamente dopo lo chiuderemo con la colla a caldo e abbiamo questo effetto qua. Quindi l'ho fatto per questo, lo faccio, anzi questo no, non lo faccio, così abbiamo un fiore in più. In questo che è lo stesso identico fiore, quindi sarebbe sempre la daglia, non vado a tagliare la base, ma vado semplicemente
ad arrotolarla in modo da creare, anziché il fiore della dahlia, una rosa. Ovviamente questa dopo va chiusa, quindi abbiamo i petali chiusi. Prepariamo prima tutti i pezzi, perché poi dopo andremo a vedere l'assemblaggio, come mettere giù poi i pezzi. Allora, qua sono partita con una lunghezza di circa un metro e mezzo. Un metro e mezzo di nastro cencioso altro 8 in color Tiffany. E ho tagliato 20 quadratini 8x8, perché se no non sarebbero quadrati, 8x8, realizzando 20 quadratini. Ho preso un filo robusto molto lungo e ho praticamente fatto un punto filza sulle diagonali del mio triangolo. Quindi ho preso il mio pannellino, l'ho piegato in questa maniera e nei due lati obliqui ho fatto il punto filza. I primi quattro semplici così, dal quinto in poi ho inserito un po' di ovatta in fiocco. Li ho tutti infilzati in modello catenella così. E vi faccio vedere. Ok. Prima di concludere, prendo un pochettino di ovatta. Lo inserisco e continuo. Adesso qua io mi ero già preparata un po' di cose fatte. Tutti questi materiali che oggi ho utilizzato, ovviamente li trovate già pronti, disponibili sullo shop online Merceria La Filanda. E procedo così. Ovviamente potete farla anche più corta. Anziché fare 20 quadratini, se ne realizzano di meno. Ok. E vi diventerà una rosa ovviamente un po' più piccola. Ecco qua, la particolarità di questo nastro, che è molto morbido e avendo una tramatura larga, si può tagliare, come avete visto, senza che si rovini. Ecco, sono arrivata all'ultimo e diciamo l'ultima decorazione fatta con il nastro. Poi andremo a vedere se occorrerà. Io in questo caso mi sono fustellata un po' di roselline, per vedere di magari riempire un po'. Ok. E voilà. E pian pianino faccio scorrere le mie palline in fondo a raggiungere i quattro triangolini vuoti. Ecco, quindi vi trovate con una roba così che sembra una corona d'aglio, direi. Ok, allora, qui
fermo con due punti il filo. Magari il filo lo fate un po' più corto del mio, perché sennò vi vuole l'intera casa. Ok. Bene. Allora, filo lo togliamo. Ok. Allora, procedo all'assemblaggio. Quindi, prendo dal lato dove ci sono i quattro ovviamente vuoti e comincio a girare la mia rosa tutto intorno. Ok, allora sposto il mallopoli. Allora, prendo la mia busta, posiziono le mie due foglie, le prime due foglie, questa la appoggio lì un secondo, e vado ad incollarle. E voilà. Ok, mi preparo già con la ricarica. Prendo la mia rosa e la vado ad appoggiare al centro delle mie due foglie. Do un punto di colla sotto, tutto intorno. Ok, e schiaccio giù. Poi direi che per fare un contrasto di colore prendo il garofanino piccolino e lo vado a inserire sopra. Qui c'era uscita un po' di colla, quindi è anche quasi già attaccato da solo. E blocco bene in questa maniera. Poi direi che continuiamo con un po' di verde. Quindi io direi che, essendo già una bella rosa, bella cicciottina, vado a inserire la foglia riccia. Quindi colla sulla base, appoggio la mia foglia e direi che do un punto di colla per bloccarla anche alla base. Direi che in questo caso ci tocca tagliare le altre foglie. Potete anche intervallarlo, anziché con altre foglie, con dei rametti. Rametti sempre in panno o rametti in feltro. O chi preferisce anche in fommi, oppure anche con, per dire, dei bastoncini di legno, tipo pezzettini di cannella, che danno anche un tocco un po' più profumato alla nostra busta. E direi che vado E direi che vado a chiuderla al centro in questa maniera, in modo da dargli una forma un po' diversa. Allora, molletta, 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 chiusa e attaccata. Poi direi che prendo l'altro garofanino e lo vado a inserire
qua in cima. Ovviamente le decorazioni sono tutte molto personali. Vado a concludere la mia rosa riccia. E direi che prima di inserire questa vado a prendere una rosa. Questa è una rosa fustellata della Pro. Quindi questa è una versione molto grande. Può andare benissimo la rosa pigna come alternativa. Infatti secondo me queste sono troppo lunghe. Io vado e la taglio a metà. Con uno ne faccio due perché secondo me sono troppo grandi. Allora, procedo con l'assemblaggio. Chi non avesse mai fatto delle rose del genere, vi trovate questa tagliatellina qua. L'origine è che finisce con questa specie di trifoglio, serve la fine, ma non è indispensabile. Si parte comunque dal lato sottile e vado ad arrotolare su se stessa la mia, diciamo, tagliatellina per tutta la lunghezza, per quanto decidiamo di farla lunga. Chiudo con la colla, aspetto che faccia presa. Siccome ha questo effetto un po' a punte, vado a togliere le puntine e a renderla piatta. Questa dovrebbe essere pronta e vado ad inserirla tra la mia foglia, tra la foglia e la rosa. Con la parte che, diciamo, ho tagliato via e ho scartato, vado a fare lo stesso, quindi vado ad arrotolare. Ciao Giulia! Chi vedo qua? Ciao Fede! Qualcuno che gli ho vista proprio... Gli ho visti che non ho mai visto nulla. Allora, qui chiudo così. E anche qua ci vuole una buona forbice. Vado a chiudere. E vado a riempire, intanto così per spezzare un po' i colori, vado a riempire la mia composizione. A me piacciono le cose belle e cariche, ve lo dico subito. Io non sono... di sicuro minimalista, chi mi conosce sa che io esagero sempre, nei limiti ovviamente del possibile, però non risico sulle cose, perché secondo me i progetti vanno, perché siano belli, vanno belli ricchi, insomma, non stiamo a ragagnare su. Allora direi che facciamo questa qua. Tanto mi sa che userò anche l'altra metà. Faccio uguale. Arrotolo. Questo è il metodo più semplice per bruciarsi le dita. Ve lo posso assicurare. Ve lo possono confermare le mie ragazze che durante un progetto di San Valentino le ho fatto arrotolare, penso, 150 rose o una roba del genere. E le ho imparato bene, però. Il meccanismo l'hanno imparato bene, però veramente penso che ci abbiano rimesso le dita. E vado a riempire il mio buchetto. Direi che adesso di qua, quasi a specchio, ci infilo l'altro papocchiettino lì. Ok, guardate che bella che è già così. E quasi sì. Allora ci andrei a mettere un'altra rosa là nell'angolo.
qua. Io non scriverò niente qua sopra, non farò proprio come se fosse una busta per le lettere, perché si fa sempre tempo a scriverlo dopo, perché potrebbe essere anche proprio come un contenitore per un regalo. Quindi potrebbe anche essere proprio una maniera un po' più elegante per anziché chiudere un regalo proprio con la carta canonica, ma rendendolo un po' più particolareggiato. E voilà, togliamo un po' di ragnatele. Ecco, inserita anche l'altra rosa qua. Allora, vi guardo di qui. Direi che qua abbiamo un bucanino vuoto e ci metterei la daglia. Quindi prendo la mia daglia. Chiudo. Allora, qua sarà meglio forse chiuderla col filo, vediamo. Ma no. Quindi la daglia, come la rosa, si arrotola su se stessa. Magari tenetevi un pezzettino di filo leggermente più lungo in modo che la rendiamo un po' più morbida. Fermo con un punto di colla. E vado ad inserirla tra la rosa e la foglia. Tolgo il filettino e voilà. E volendo incastrarci anche l'ultimo fiore, proprio per voler abbondare fino alla fine, prendo la mia rosa. La fermo sempre con un punto di colla. E direi che aia, direi che non si possono dire le parolacce in diretta, ma sappiate che mi sono bruciata un dito. Bene. Tutte della stessa mano, ovviamente. Mercoledì scorso un pezzo di dito di qua, ma vabbè, inconveniente del mestiere. Ecco qua. Ed ecco la nostra busta pronta. Manca solo, ovviamente, un bucanino qua sopra che servirà per poi appenderla, oppure magari quei gancetti di metallo da quadri che si trovano in ferramenta o comunque, insomma, nelle merceria specializzate. Che dite? Io direi che non aggiungerei altro perché sennò qua diventa un fiore sulla busta, non la busta con i fiori. Direi che è abbastanza carichino. Che dite? Io non aggiungerei altro perché sennò qua magari possiamo provare proprio per dire di. Intanto così vi faccio vedere questo fantastico aggeggino. Là, nascosto. Possiamo provare a mettere un fiocchettino in pizzo. Facciamo la prova. Questo qui è il Nastrarte. Molte di voi sicuramente lo conoscono. Questo attrezzo serve per fare i fiocchi perfetti. Esistono due misure. Questa è la misura piccola, poi c'è la misura molto più grande per fare i fiocchi nascita. Praticamente, allora, è misurato quindi da 5, da 6, da 3, da 4 centimetri a seconda della dimensione del fiocco che volete fare. Io direi che vado con quella da 5. Va posizionato, voi lo vedete a rovescio, ma in realtà il dritto è così. Un lembo va posizionato sul lato alto, viene girato sul retro e passato di nuovo sul davanti. Farlo al contrario un po'. Praticamente la parte che avete sul davanti va attraverso il pizzo che avete o il nastro che avete di base e va inserito nel bucanino che avete sotto. Ovviamente
si taglierà via una parte di nastro, quindi una coda sopra, così mi appoggio e chiudo con un nodo. Se dovessi utilizzare del nastro di raso di organza, meglio due nodini perché spancia. Ed ecco qua il nostro fiocchetto perfetto. Che sì, ce lo metterei perché ovviamente io sono molto fiocchettosa. E direi che come tocco ci sta. E voilà ragazze, il nostro progetto di oggi direi che è terminato, perché non andrei ad aggiungere altro perché sennò diventa anche troppo, già è bello caricone. Magari potete, per chi piace, potete guarnirlo tipo nei fiori, nelle rose, queste qua, mettere magari una perlina, tanto per dire a un punto luce, tanto per dire di renderlo ancora un po' più ricco, ma direi che già così siamo a buon punto. Bene, io spero che questo progetto vi sia piaciuto. Vi aspetto mercoledì prossimo con un altro nuovo progetto, molto bello, molto versatile, si può utilizzare in diverse occasioni e non vi anticipo altro, dai, vi faccio la sorpresa. Vi metterò sempre comunque il post con i materiali che occorrono, con misure e quant'altro. Se qualcuno volesse magari realizzarlo insieme a me, saranno disponibili i kit. Ovviamente non so se arriverà in tempo perché con i corrieri non si sa mai. Ovviamente per chi abita a Ferrara il corriere lo faccio io, quindi ve lo porto volentieri a casa. Però insomma, per chi volesse cimentarsi, è disponibile sia il kit di questo che il kit del prossimo progetto. Io vi ringrazio, oggi siete state veramente tantissime, ho visto un sacco di persone nuove, mi fa molto piacere perché il mondo dell'hobbistica è il mio mondo, la mia passione, mi piace coinvolgervi nei miei progetti, delle volte non faccio sempre delle cose magari che piacciono a tutti, ma è ovvio. Il mondo dell'hobbistica è talmente vasto che non riesco ad accontentare tutte. Cercherò comunque insomma di alternare lavori di, chiamiamolo così, di bricolage, quindi a colla caldo, con lavori di cucito, in modo insomma da accontentare un po' tutte. Considerando che il cucito ancora proprio non è il mio pane rispetto a questo che invece sono un po' più ferrata, però insomma quello che so, quello che ho imparato, sono ben felice di trasmettervelo e di insegnarvelo. Detto questo, io vi invito, se volete, a iscrivervi al mio canale YouTube, che è in modo da farlo un po' crescere. Lì troverete tutti i miei tutorial. Soprattutto troverete il tutorial spiegato passo passo di questo progetto, perché comunque i fiori sono i fiori dei nastri di mirta realizzati con nastro cencioso, e troverete tutti i vari modelli. Sono diversi tutorial perché il progetto che ho realizzato con questi fiori era molto lungo, però insomma sintetizzando si capisce abbastanza bene, e, in modo che così possiate anche realizzare questo. Bene, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di pomeriggio, spero che vi siate divertite, magari fate un passaparola con la vostra amica, perché qualcuno magari ancora al mondo dell'hobbistica non si è ancora affacciato, ma la cosa li incuriosisce. Si possono fare un sacco di progetti senza dover investire un sacco di soldi, si possono fare con materiali basici, perché comunque l'hobbistica non ha freno. Ragazzi, la fantasia non ha freno, si può usare di tutto e di più. Quello che magari poteva sembrare la cosa più banale che usava la nonna in sartoria può diventare una cosa bellissima invece realizzato con altre tecniche, messo in una certa maniera. Quindi veramente il mondo del creativo è grande, immenso e più e di più. E più siamo tante teste, più abbiamo tante idee,
più quello che è la, per dire, io non l'ho mai utilizzato, si può utilizzare in una chiave diversa perché magari qualcuno l'ha già sperimentato. Quindi se avete qualche idea, se avete magari utilizzato delle cose un po' particolari, un po' strane, fatemelo sapere, potete scriverlo sotto, direttamente sotto il video tutorial. Oppure potete scrivermelo anche in privato tranquillamente. Sarò felice di imparare nuove tecniche, di magari farvele vedere, di, che ne so, inventarsi qualcosa di diverso, magari unendo la mia testa e la vostra testa. Bene, io vi saluto, vi do un bacione, magari mettete un like alla pagina che non fa mai male. Ciao ragazze, buon pomeriggio!